14.35, è successo di tutto quest'oggi con il telefono. Inavvertitamente ho pigiato un tasto, insomma, la rotazione del telefono non andava, la diretta non partiva, tutto quello che poteva accadere di sbagliato è successo, ma insomma, finalmente ce l'abbiamo fatta. 14.35, 5 minuti di ritardo, vi chiedo scusa, però colgo l'occasione per dirvi subito che domani l'appuntamento della diretta non sarà alle 14.30 come accade di solito, ma sarà alle ore 14. Infatti domani sera sarò a Ravenna alla festa nazionale dell'unità che si tiene appunto nella città dell'Emilia Romagna, dove abbiamo uno stand dei deputati del PD, dove tutti noi eletti alla Camera riceviamo e incontriamo, diciamo, i nostri concittadini. Quindi se siete a Ravenna domani sera, sarò lì, credo appunto nella serata, intorno alle 20.30, parto da Roma nel primo pomeriggio. E come al solito vi chiedo di pigiare sulla freccetta qui sotto per condividere la diretta, ora che siamo appunto live sulla pagina Facebook, ma la stessa cosa, la stessa raccomandazione naturalmente vale se state guardando il video della diretta con qualche minuto, qualche ora di ritardo, perché come sapete questo video resta sul canale YouTube, sulla pagina Facebook dalla quale ci stiamo vedendo e anche sul mio sito ivanscalfarotto.it. Finiti i convenevoli e riusciti a far partire fortunosamente questa diretta, le cose sulle quali volevo intrattenervi quest'oggi sono due o tre. La prima in particolare riguarda la politica estera. Già ieri, alla fine della diretta di ieri pomeriggio, ci eravamo lasciati sulla vicenda libica. È una vicenda che mi tocca molto da vicino, anche perché sono in commissione esteri e quindi di questo ci occuperemo. Lì a Quartapelle la nostra capogruppo in commissione ha chiesto al ministro Moavero Milanesi di venire a riferire alla Camera, perché la situazione a Tripoli sta diventando veramente molto molto complicata. Sapete che sostanzialmente c'è una guerra tra bande in corso nella capitale libica. Il governo legittimo è, diciamo così, indebolito, nel senso che per poter resistere sta chiedendo aiuto a talune bande armate che in un certo senso aiutano, ma dall'altro effettivamente indeboliscono Sarraj, il presidente del Consiglio, diciamo il capo del governo riconosciuto a livello internazionale. La, diciamo, diatriba avviene con l'altro capo, diciamo, del governo non riconosciuto invece, che è il comandante appunto Haftar, e il braccio di ferro continua. Ovviamente questo braccio di ferro comporta una grande instabilità, una grande insicurezza nel paese. C'è una grande preoccupazione perché pare che da alcune carceri siano fuggiti delinquenti comuni, e quindi anche il tasso di criminalità all'interno delle strade, il controllo del territorio in questo momento non avviene. Si teme addirittura per la fuga di prigionieri delle cellule dell'ISIS che avevano operato in Libia, che erano stati catturati, e quindi c'è una grande preoccupazione, perché naturalmente, come sapete, dalla Libia partono flussi importanti di migranti verso le nostre coste, ma la Libia è comunque un paese, un territorio estremamente importante per noi, un po' perché sono i nostri dirimpettai, un po' perché abbiamo anche interessi economici importanti, l'ENI che lavora lì, abbiamo tant'è che appunto l'unica ambasciata aperta finora a Tripoli è stata l'ambasciata italiana. Ora il nostro ambasciatore non riesce a rientrare a Roma, ma l'ambasciata è effettivamente ancora aperta. Abbiamo anche dei militari che naturalmente proteggono l'ambasciata e alcune centinaia di militari lì, ma la situazione si sta facendo veramente difficile. In tutta questa vicenda il lavoro che il governo Gentiloni, in particolare col ministro Minniti, aveva fatto, un lavoro di pazienza certosina, perché aveva comportato tantissimi viaggi del ministro Di Marco Minniti in Libia, che erano serviti a stringere rapporti sia con il governo legittimamente riconosciuto alla comunità internazionale che diciamo l'altra fazione, e nonché tutti, poi essendo un territorio e una situazione estremamente frammentaria, Minniti aveva fatto un lavoro di cucitura di rapporti anche con tutti i vari capobanda, i capofazione sul territorio, ed era riuscito quindi a imporre autorevolmente la presenza italiana e l'interesse italiano in quel territorio. Che cosa succede adesso? Che naturalmente Salvini gira l'Italia per la sua campagna elettorale permanente, ma in Libia credo ci sia andato soltanto una volta.
Il ministro Moavero ha il suo da fare per risolvere i problemi a livello europeo, perché voi sapete che noi abbiamo grossi problemi con quelli che erano i nostri tradizionali alleati e ci siamo, Francia, Spagna, Germania, e ci siamo avvicinati invece a paesi come l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, che non hanno nessuna intenzione di aiutarci. E quindi Moavero, naturalmente, è spesso preso da un lavoro che deve fare a Bruxelles per chiudere le partite, i fronti che Salvini apre, e quindi sostanzialmente siamo paralizzati. L'iniziativa italiana non si vede, nonostante Trump, quando ha ricevuto Conte a Washington, ha detto: io riconosco una leadership italiana nel settore, ma questa leadership di fatto non viene esercitata. Cosa fa il governo? Il governo, sempre un po' a fini interni, probabilmente a fini di consenso interno, attacca Macron, il quale appunto si dice che appoggi Haftar più che il governo legittimamente riconosciuto, per fare, dice appunto, il governo i suoi interessi personali. Ma in questo momento, diciamo, urlarsi a vicenda non serve a niente. In questa partita l'Italia ha tutto da perdere, niente da guadagnare. Se noi non agiamo, se non mettiamo in piedi un piano, se non coinvolgiamo i principali attori internazionali e se non esercitiamo una leadership di fatto, con delle idee, con delle iniziative, in realtà non andiamo da nessuna parte. Si parla di una conferenza da fare a Roma nel mese di novembre, ma se così continuano le cose, a novembre saranno scappati i buoi dalla stalla, sarà probabilmente troppo tardi. E quindi il governo si riunisce e dice, poi tra l'altro su questo trovano l'accordo, non hanno accordo su nulla, ma l'accordo per attaccare Macron ce l'hanno. Ora, posto che Macron stia facendo gli interessi francesi, io penso che il governo italiano dovrebbe fare gli interessi italiani. Non basta dire che è colpa di qualcun altro, perché la tecnica di questo governo è sempre individuare un capro espiatorio, individuare un colpevole. Chi ha la colpa del ponte caduto, chi ha la colpa del debito pubblico, chi ha la colpa di quello che succede a Tripoli. Il fatto è che non hanno ancora capito che governare non significa, è diverso da fare l'opposizione. All'opposizione tu dici: la colpa è del governo che non sta facendo quello che io farei al suo posto. Benissimo, adesso non sono più all'opposizione, sono al governo. Allora, che cosa intendono fare? Qual è l'iniziativa italiana che mettono sul tappeto? Come limitano l'eventuale interesse francese che va in un'altra direzione, posto che hanno anche ottenuto, pare, l'accordo da parte di Washington come capofila di questo progetto? Invece non succede niente, ci si riunisce e si dice: la colpa è di Macron. Ecco, con la colpa è di qualcuno non si andrà da nessuna parte. Gli interessi italiani in Libia sono strategici. A questo punto bene fa Lia Quartapelle, bene fa Alessandro Alfieri, il nostro capogruppo in Commissione Esteri al Senato, a chiedere che Moavero ci venga a dire che cosa intendono fare. Allora, spesso mi dicono: sì, ma cosa volete fare voi? Cosa avreste fatto voi? Guardate, il lavoro che ha fatto Marco Minniti è stato un lavoro certosino, pazientissimo, di una grandissima delicatezza, di una grandissima abilità. È riuscito a stabilire un'autorevolezza italiana sul territorio libico. In questo momento c'è il vuoto assoluto. E tra l'altro anche le stesse motovedette, ricordate, che erano state date alla Guardia Costiera Libica, si suppone che in questo momento non possano servire a niente, perché peraltro ci sono problemi addirittura di approvvigionamento, di gestione. Per intenderci, per chi non segue, a Tripoli si combatte quartiere su quartiere. Chi protegge l'aeroporto protegge tra virgolette, perché impossessarsi dell'aeroporto significa avere accesso quindi a uno snodo di trasporti essenziale. Chi vuole circondare un ministero per proteggere tra virgolette il ministero, in realtà in qualche modo condizionare il comportamento e il lavoro di quel ministero. Quindi è un lavoro veramente casa per un lavoro, diciamo una guerriglia casa per casa, che certamente non contribuisce a quello che sarebbe necessario fare, cioè una stabilizzazione della situazione libica, per poter finalmente arrivare all'approvazione di una costituzione, quindi di regole del gioco, e poi arrivare a delle elezioni. Le elezioni invece sono state fissate, ovviamente in modo realistico, tra pochissime settimane, ed evidentemente così non potrà andare. Ma certo, il governo italiano in questo momento sta disfacendo e perdendo tutto quel capitale di credibilità che, grazie a Marco Minniti e al governo Gentiloni, si era riuscito ad ottenere nei mesi di lavoro pazientissimo, certosino, come ho detto, del ministro Minniti. Quindi un totale fallimento dal punto di vista della politica estera. Sapete che si sta ancora discutendo di economia. Oggi vi segnalo un articolo di Federico Fubini, ieri vi avevo segnalato l'articolo di Marcello Messori su Repubblica sullo spread, oggi torna su quel
discorso Federico Fubini sul Corriere della Sera, in modo molto importante, perché quello che fanno questi due, un giornalista e un professore universitario, Messori insegna la Luis, Fubini appunto scrive sul Corriere, è spiegarci bene che la crescita dello spread non è una cosa che riguarda i mercati, riguarda un mondo lontano da noi, ma che lo spread che cresce significa fondamentalmente trasferire ricchezza dai più poveri ai più ricchi, trasferire ricchezza da tutti i cittadini a coloro che possiedono quote del debito pubblico e quindi possono avere più interessi, quindi chi ha risparmiato, chi ha investito viene finanziato da chi invece non arriva a fine mese. Questo significa che le banche debbono ricapitalizzarsi e debbono farlo a un prezzo più alto, facendo pagare questo prezzo più alto a chi va poi a indebitarsi con le banche. Oppure addirittura le banche devono stringere i cordoni della borsa e sostenere meno, per esempio, le nostre imprese, che come sapete dipendono molto dal debito, dal credito bancario, e quindi le imprese che non vengono finanziate assumono meno, producono meno ricchezza, e questo riguarda quindi le famiglie che vanno a indebitarsi, ma anche le famiglie che lavorano, perché magari in assenza del credito bancario l'imprenditore che dà lavoro al padre di famiglia, alla madre di famiglia, restringe, licenzia, perché non può più andare avanti e non ce la fa a portare avanti la sua attività. Per cui quando il buon Di Maio dice che le agenzie di rating sono una cosa e il popolo è un'altra, che lo spread è una cosa e il popolo è un'altra, dice una grande, diciamo una bestialità, e dimentica di dire che questo spread, che è salito di oltre 150 punti da quando il governo giallo-verde è in carica, è una liability, come si dice, è un costo, una responsabilità, un peso sulle tasche di tutti gli italiani, a partire da quegli interessi che dovremo pagare sul debito pubblico e che saranno sottratti, soldi che saranno sottratti alla spesa sociale, a cose che devono essere fatte per sostenere i più deboli nel paese. Il comportamento irresponsabile del governo verrà pagato soprattutto dai più deboli, questo deve essere chiaro a tutti. Un'ultima cosa, il ministro Bonafede annuncia un provvedimento contro la corruzione. Repubblica ieri anticipa le linee essenziali di questo provvedimento, sostanzialmente non un inasprimento delle pene, ma un inasprimento di sanzioni, diciamo così, di sanzioni che vengono accessorie alla pena principale, in particolare questo DASPO, quindi l'impossibilità per chi viene condannato per reati legati alla corruzione di non poter più fare affari con la pubblica amministrazione. Il dibattito si è aperto, oggi vi segnalo un'interessante intervista a Bruti Liberati, il quale dice che nella corruzione, per scoprire i fenomeni corruttivi, è molto importante che ci sia un incentivo a rivelare il reato, perché il reato corruttivo è un reato spesso sconosciuto, perché avviene tra corruttore e corrotto che non hanno nessun interesse a far sapere che il reato si è consumato. Quindi, dice Bruti Liberati, attenzione, perché stabilire delle sanzioni come il DASPO a tempo indeterminato potrebbe rendere molto più difficile scoprire quelli che sono i fenomeni corruttivi. È un disegno di legge che vorrò seguire per voi e con voi per spiegarvi come andrà, perché mi sembra ancora una volta la tecnica del Movimento 5 Stelle, cioè quella di trovare soluzioni apparentemente semplici che nessuno stranamente aveva mai individuato prima, chissà come mai nessuno ci aveva pensato, arrivano loro, fanno la cosa che sembra così evidente e non si accorgono, per ignoranza, per insipienza, che quella soluzione che sembrava così evidente e semplice non è stata adottata prima, semplicemente perché non era quella giusta. Il ministro Bonafede fino ad oggi ha fatto una cosa, il decreto sul tribunale di Bari. Sappiamo che aveva individuato un immobile per spostare il tribunale di Bari, che era stato poi oggetto di grandi polemiche perché sembra acquisito da un imprenditore che aveva finanziato la mafia locale. Sembra, diceva Repubblica, quindi c'è stato grande movimento. Poi alla fine, nel silenzio generale, ma questo è bene che voi lo sappiate, quel palazzo, il tribunale di Bari non è mai stato spostato in quel palazzo e non si sposterà, almeno per il momento non si sposterà. Quindi grandi fanfare, cose semplici, soluzioni semplici a problemi complessi, poi alla fine quello che ci lascia questo governo sono dei problemi che sono ancora più complicati di prima, perché la soluzione che è stata implementata e che sembrava così semplice, quella così ovvia, così scontata, era semplicemente quella sbagliata. Quindi seguiremo anche questo disegno di legge del ministro Bonafede sulla corruzione, vi terrò aggiornati, ora vi lascio perché sto correndo in aula,
per una seduta molto importante, parliamo del ponte di Genova, non vi dico niente oggi, ve ne parlo domani nella diretta che andrà appunto su questa pagina Facebook dalle ore 14, mi raccomando 14 e non 14.30, vi chiedo di per favore pigiare sulla freccetta condividi, in modo tale da condividere questo video per chi lo vedrà dopo la diretta sul canale YouTube, sul sito ivanscalfarotto.it o sulla pagina Facebook. E l'appuntamento è a domani alle ore 14 di nuovo da Roma. Ciao!